Si è svolto a Milano mercoledì 3 maggio 2017 presso lo IULM, Libera Università di Lingua e Comunicazione, il seminario Dopo la distruzione, caso di seppellimento volontario e simbolico ad Atene e a Roma, nell'ambito del progetto di ricerca dipartimentale Islam e distruzione del passato. All'appuntamento sono intervenute Martina Treu, Barbara Ghirindelli e Angela Besana. Il seminario di oggi è tenuto dalla dottoressa Viccei, che è archeologa e si è formata all'Università Cattolica di Milano, ha curato mostre, allestimenti, scavi e valorizzazione di teatri importanti come il Teatro Romano di Milano e si occupa soprattutto di valorizzazione di archeologia teatrale e musicale. Riguarda il seppellimento, in particolare il seppellimento volontario e simbolico di alcuni siti molto importanti per l'umanità, come l'Acropoli di Atene, distrutta dai Persiani, come Roma, come in Italia Fregelle e Pestum, e nel quadro del nostro progetto interdipartimentale ha un ruolo importante per mostrare come ben prima delle attuali distruzioni perpetrate ai danni di monumenti e siti archeologici, anche nell'antichità il seppellimento volontario e simbolico di alcuni siti religiosi e molto importanti dal punto di vista ideologico sia una pratica purtroppo già attestata. Nella storia sono tanti i momenti e i luoghi in cui questi episodi sono avvenuti e ancora oggi, all'ordine della cronaca, tutti noi sappiamo che è in continuo aumento questo fenomeno con motivazioni diverse. C'è una distruzione che nasce da motivi assolutamente religiosi, di appunto annientamento di tutto ciò che è il nemico e l'altro e che rappresenta il nemico o rappresenta un dio che non può essere rappresentato, ma anche assolutamente ci sono degli sfondi, delle motivazioni commerciali e di finanziamento, se pensiamo a quello che è il saccheggio dei siti da parte di Daesh, quindi appunto dello Stato Islamico. Vogliamo andare a offrire degli strumenti di conoscenza e consapevolezza per poter leggere l'oggi del mondo e poter collocare questi episodi senza etichettarli come abitudini, consuetudini, strumenti tipici di un mondo piuttosto che un altro. Qualcuno deliberatamente distrugge per sovrapporre nuove culture, quindi anche nuovi indirizzi nelle scelte politiche di valorizzazione. Di fatto è come dire che le scelte politiche poi fanno convergere diverse scelte economiche, e se la valorizzazione significa anche il ruolo di attori privati, qui l'attore pubblico deterministicamente sceglie di distruggere e di creare una nuova cultura. In particolar modo quindi il soggetto pubblico interverrà poi aggregando attorno a questo nuovo luogo culturale soggetti forse anche privati, soggetti che dichiareranno il loro favore o non il loro favore per quel progetto. Quindi è interessante come esistano delle strategie esplicite di distruzione per creare nuovi ambienti. Molto interessante, ancora più interessante, che a livello archeologico poi si vanno a riscoprire questi luoghi, queste sovrapposizioni, che significa anche riscoprire determinate antropologie, determinate scelte culturali e determinate identità che assolutamente non devono essere perse, come non si deve escludere di tracciare la sovrapposizione.